Carissimi Orgufans, salve. Oggi siamo davanti al caminetto, è importante. Intanto colgo l'occasione per salutarvi tutti quanti, per ringraziarvi che sempre mi seguite e sempre fate le cose che a me piacciono. Cose semplici, cose che non hanno grandi dispendi di soldi o di tempo, e passare mezz'ora insieme così, mezz'ora mai. Sempre 10 minuti, 12, un quarto d'ora circa. Ok, oggi vi presento la cafonara, che già in passato l'ho presentata, però oggi è la cafonara cozzata, la cafonara con le cozze. Sì, intanto ho messo già l'acqua a bollire, eccola qua, l'acqua che bolle, ed è pronta per buttargli la pasta. Quindi non faccio altro che prendere la pasta adesso e buttarla. Quindi eccola qua, la pasta è qua. Una porzione per due o per tre, eccola qua. Si butta la pasta. E naturalmente mescoliamo. L'acqua non è tanta. Non è tanta l'acqua perché se la deve bere l'acqua. Ecco qua. Il coperchio, non perché necessita il coperchio, in quanto se bollisse senza coperchio era meglio, però siamo in un caminetto, quindi possono volare alcune cose e per evitare che cadano dentro la pasta lo copriamo. Intanto io adesso preparo gli ingredienti. Come vedete qui ci sono le cozze già aperte e mi avete visto aprendole, non è, sono fresche. Quindi preparo, c'è già il pomodoro, il prezzemolo, l'aglio, eccolo qua. Ed è tutto pronto qui. Il sale. Una piccola quantità, non troppo, perché poi questo sale non va buttato via con l'acqua, ma se lo deve assorbire la pasta. Per cui andiamoci piano, anche perché le cozze poi contengono sale, quindi pochissimo sale per dargli quella stemperata giusta. E vi ricordo, queste sono gli spaghetti alla cafonara cozzata. Ecco, adesso la pasta è ancora troppo dura, quindi si berrà tutta l'acqua. Poi vedete, questo caminetto è stato già copiato più volte. Conosciamo una signora che ha messo, non in croce il marito, ma gli ha detto fammi il caminetto uguale a quello di Benito. E quindi guardatevelo bene, cercate di copiarlo nella maniera giusta. La pasta sta cuocendo. Vediamo un po', sì, siamo già, è ancora dura, vedete. Ricopriamo, lasciamo un pochino così. E intanto vado a finire di preparare l'aglio, devo levare qualche impurità. L'aglio naturalmente cercate, evitate di mangiarlo se a qualcuno gli pesa un pochino, perché qui non va soffritto nulla, viene messo tutto a crudo. Ci sarà il vino bianco, un po' di olio, il prezzemolo, il pomodoro. E l'olio è molto importante che sia olio extravergine, che sia DOP, non prima, DOP. Allora, vediamo a che punto è la pasta. Ci siamo quasi.
ancora è diventato. Come finirà? Che versi tutta l'acqua, mangiamo il pomodoro, l'aglio, l'olio, il vino, il prezzemolo va messo a crudo dopo che è già stata condita la pasta, perché rimane quella punta verde. Bolle. Vedete, qui c'è un piccolo treppiedi basso, poi ce n'è uno più alto, uno più piccolino. Si sente la pasta che si sta bevendo l'acqua. Sì. Vedete che si sta bevendo l'acqua piano piano. È ancora duretta la pasta, però va sempre assaggiata. Sì. Ricopriamo e aspettiamo 2 o 3 minuti. Allora, come potete vedere, la pasta è quasi asciutta. Aggiungo l'olio, una quantità sufficiente, basta così. Butto dentro il pomodoro. Butto dentro il pomodoro, una bella girata, intanto ecco. Un po' di vino bianco, un bicchiere, basta così, un bicchiere, le cozze. Senza buttare l'acqua dentro. E vado a mescolare. Eccolo qua. Tanto le cozze resteranno attaccate al guscio, perché le ho lasciate da una parte con l'erbetto attaccato. Naturalmente qui è tutto fatto in casa, signori miei. Il profumo già si sente, Queste cozze sono di allevamento, però allevamento come si deve. Siamo quasi pronti.
Signore e signori, la cafonara è pronta. Io adesso vado a mutare tutto qua dentro. Allora, cosa manca adesso? Manca l'aglio, eccolo qua, e il prezzemolo. Ok, diamo una mescolata. Eccolo qua. C'è un profumino che voi non ve lo immaginate. Ecco qua. Quando ero giovane, potevo avere 20 anni, andavo al mercato del pesce e all'entrata c'erano due signori che vendevano le cozze, uno a destra e uno a sinistra. Naturalmente erano due persone che si guardavano un po' in cagnesco, perché uno doveva prevalere sull'altro. E da una parte c'era scritto: queste sono cozze di Olbia. E dall'altra parte c'era scritto: e perché queste, di dove sono? Con un punto interrogativo enorme. Era una risata. Quindi questo ricordo ce l'ho stampato nella mia mente. E quelle cozze, vedere quei coltellini, che non erano come questi, questo poi me lo sono inventato io, avevano dei coltellini piccoli, che correvano in una maniera, dovevano servire 3 clienti, 4, 5. E chi più aveva clienti davanti, più faceva bella figura, faceva attrazione, spettacolo. Eccellenti, veramente. Il sapore è incredibile. Il sale gli è entrato in una maniera giusta. È veramente buono. Oruffan, non so cosa dirvi. Io vi abbraccio, vi ringrazio per tutte le attenzioni che avete verso di me, perché passiamo 10 minuti insieme. Vino sardo. È lo stesso che ho messo nelle cozze, quel frizzantino, quel gusto sardino. Amici sardi, amici non sardi, ricordatevi di farvi una caffonara in casa, invitate gli amici appena possibile, con le distanze giuste, e speriamo che tutto diventi bianco. Un abbraccio, ragazzi, ciao a tutti, ciao.